Svolgiamo l'esercizio numero 10 del libro Amaldi, pagina 835. Questo è il circuito con una lampadina da 50 ohm di resistenza alla temperatura di funzionamento. Vuol dire che se per esempio la sua temperatura è di 500 gradi centigradi, 50 ohm è la resistenza a 500 gradi centigradi. Questo significa che non dobbiamo applicare quella famosa formula che serve per trovare la resistenza a varie temperature diverse, perché già il libro ci dà la resistenza della lampadina alla temperatura alla quale sta funzionando. Poi c'è questa resistenza da 10 ohm e un resistore variabile di cui non ci viene data la resistenza massima, cioè la resistenza totale. Invece ci viene dato la sezione del filo, 7 per 10 alla meno 9 metri quadrati, la lunghezza di 30 cm e la resistività del materiale del resistore, 1,40 per 10 alla meno 7 ohm metro. Infine ci viene data la forza elettromotrice della batteria, 105 volt. Prima domanda, la potenza massima e minima dissipata dalla lampadina al variare della posizione del cursore C del resistore variabile, cioè al variare di questo cursore. La potenza dissipata da una resistenza, in questo caso dalla lampadina, si può calcolare con tre formule. È importante ricordare che queste grandezze fisiche, la DDP, la corrente e la resistenza, sono tutte da applicarsi alla resistenza, in questo caso la lampadina, di cui noi vogliamo calcolare la potenza che dissipa. Quindi, questa resistenza che compare nelle formule è la resistenza della lampadina, la corrente che compare nelle formule è la corrente che scorre nella lampadina e la DDP che compare nelle formule non è la FEM, ma è la DDP ai capi della lampadina. Tutto si riferisce alla lampadina. Se volevo calcolare la potenza dissipata da R1 dovevo metterci la DDP ai capi di R1, la corrente che scorre in R1 e la resistenza ci dovevo mettere R1. È sempre tutto riferito alla resistenza di cui vogliamo calcolare la potenza dissipata, in questo caso la lampadina. Guardando in particolare la seconda formula, vediamo subito che la potenza dissipata sarà maggiore nel caso in cui nella lampadina passi più corrente. Infatti a parità di resistenza 50 ohm della lampadina, maggiore la corrente, maggiore la potenza dissipata. Quindi già capiamo che la massima potenza dissipata si avrà con la massima corrente che passa e quindi con la minima resistenza offerta dal circuito. Perciò il cursore C dovrà portarsi fino ad A. Infatti se il cursore è in A, il reostato viene praticamente escluso dal circuito, la sua resistenza non c'è più e quindi l'intero circuito avrà solo due resistenze, R1 e RL. E l'intero circuito offrirà la minima resistenza possibile al flusso di corrente. Quindi la corrente sarà massima e sarà massima anche in virtù di questa formula la potenza dissipata dalla lampadina. Al contrario, se io voglio invece la potenza minima dissipata dalla lampadina, devo rendere minima la corrente che la attraversa e quindi devo massimizzare la resistenza del circuito. Per massimizzarla bisogna che io metto tutto il reostato all'interno del circuito spostando il cursore in B. Quindi devo prendere tutto il reostato. Come è scritto qua, potenza minima e reostato lo devo prendere tutto, C uguale B. Cominciamo adesso con la potenza massima, cursore in A, reostato viene escluso dal circuito, la sua resistenza diventa 0, la resistenza totale del circuito è 60 ohm, 10 più 50. Per calcolare la potenza dissipata mi serve la corrente che passa nella lampadina e questa corrente la trovo dalla legge di Ohm generalizzata, come sempre si fa per i circuiti ad una maglia sola, come è questo. Quindi tutte le salite di tensione dovute ai generatori, in questo caso 105 volt, è uguale alla legge di Ohm, RI, sarebbe tutte le cadute di tensione causate dagli elementi dissipativi, cioè dalle resistenze, che in questo caso sono solo due, R1 e RL. In pratica 105 volt di salita di potenziale è uguale a questi 60 ohm per la corrente che ci scorre e possiamo quindi ricavare la corrente che viene 1,75 A. Questa è la massima corrente che scorre nel circuito perché il reostato l'abbiamo escluso.
Sostituiamo questo valore qua e troviamo 153 watt di potenza massima dissipata dalla lampadina. Per trovare la potenza minima dissipata devo inserire tutto il reostato, perciò prima devo calcolare la sua resistenza totale del reostato. Lo faccio con la seconda legge di Ohm, perché abbiamo la resistività, la lunghezza e la sezione, e troviamo che il reostato al massimo arriva fino a 6 Ohm. Quindi adesso la resistenza totale del circuito è 66 Ohm, prima era 60. Scriviamo di nuovo la legge di Ohm generalizzata, che ha lo stesso significato di prima, con l'unica differenza che mentre prima c'erano solo due resistenze, R1 e la lampadina, adesso qua in mezzo dovrei disegnarci anche il reostato preso per intero. Comunque il procedimento è lo stesso e dividendo per 66 ohm ottengo una corrente inferiore a prima. Prima era 1,75, adesso 1,59, giustamente è la minima corrente che scorre nel circuito con il reostato al massimo. Procedendo come prima si calcola la potenza che viene 127 watt, quindi questo circuito, la lampadina, dissipa da un minimo di 127 watt a un massimo di 153 watt.